Dai, terzo tentativo ce la faremo. Allora, dicevo, finalmente è finito questo maledetto L'Esorcista, il Credente, nuovo film che in realtà non è un remake, ma è un requel del film di Friedkin, il notissimo e capostipite genere horror del 74-75, quello che è. Regista in questo caso è Gordon Green, conosciuto da tutti e detestato da tutti per la nuova saga di Halloween. Dai, qualcuno c'è che l'ho apprezzato, finalmente è finito. Posso dire che sto polpettone di 2 ore è una roba imbarazzante, però io lo ritengo un ottimo film commedia. Ma come film commedia? Eh sì, perché dovrebbe essere molto drammatico, si suppone, ma non fa ridere, proprio fa ridere perché, come in Halloween e come in altri film girati della saga di Halloween, il regista non riesce a dare quel senso di ansia, di terrore, di orrore che il film dovrebbe avere, assolutamente no. E quindi rimane una cosa inutile e noiosa. Ho rischiato di addormentarmi 3-4 volte ed è dura anche troppo, dura 2 ore. 2 ore circa? Troppo, troppo. Salve, sono Arcadian Hammer, benvenuti, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché lo devo dire ogni volta, ma sembra che sia necessario. Obiettivo, entro il 31 dicembre, 1000 iscritti. Bene. In realtà io non l'ho visto da solo. Tu ti vuoi far vedere oppure vuoi stare solo voce? No, posso farvi vedere. Addirittura. Venghi, venghi. Sono in compagnia. Un È stato un bel film. bel film. Mi è Inizia piaciuto. tu. Vai. Allora, è molto bello. È un film che consiglio a tutti quanti. E se soffrite di sonno, però sì, è un film noioso, molto noioso. Si riprende, ma riprende molto relativo verso la fine, ma anche la seconda parte è molto, molto noiosa. Quindi non lo consiglio No, per non lo niente, consigli. Allora, ti assolutamente. faccio parlare dopo, introduco un po' la storia, la trama e poi vado. Se vuoi rimanere qua pure ti sposti, Ma lo faccio i fai. fatti miei. Esatto. Prima di valutarne un po', allora, qual è la grande differenza rispetto al primo film di Friedkin, che qua ovviamente siamo nel 2023 e dobbiamo essere molto inclusivi, quindi c'è l'effetto Ringo, che io chiamo l'effetto Ringo, cioè il bianco e il nero, no? La famosa pubblicità. Quindi che hanno messo due protagoniste bambine che sono possedute, perché uno, due... È meglio che One, come cazzo era. E quindi c'è la bambina nera con la bianca. Ovviamente la nera si salva. Oh, spoiler! Scusate, la bianca muore perché giustamente. Perché gli afro la sanno lunga, gli afro. Certo. Io intanto prima di iniziare voglio ricordare che Frankie Spazzatura, per chi non ha visto il film, non può capire. È l'eroe di questo film. Grande Frankie Spazzatura che secondo me ha centrato lo spirito comico della pellicola. Quindi il film è loro possedute, anche se per i primi mezz'ora più o meno è un po' un caso di chi l'ha visto. Cioè, nel senso, siete bambine, spariscono e la gente li cerca. Sembrava un po' la brutta copia di Gone Girl di Fincher. Solo che sappiamo perché sono sparite. Ah, ovviamente non c'è una spiegazione approfondita del perché vengano scelte per essere possedute. Cioè, è una roba a caso. Tipo, stavo facendo questo senza dire, spiega. È capitato, sai, poteva essere mio cugino. Sai com'è, sai, le possessioni, roba brutta, le possessioni. Quindi, questo, io, prima di far andare lui, l'uomo misterioso, film orribile. Andiamo sul lato tecnico un attimo, cioè, Gordon Green non è neanche malissimo, ripeto. Ogni tanto prende anche l'inquadratura, ogni tanto. Però non ha proprio l'idea del ritmo, del montaggio, della tensione, non riesce a imprimere. Non è roba tua il genere horror, fai un film drammatico, magari ti riesce meglio. Eppure, non c'è niente, non c'è niente di entusiasmante, è molto noioso. 2 ore che potevano essere i bei film da 90 minuti di un tempo, ma che ormai 2 ore e un quarto, tutti i film, anche se è la commedia con Ben Stiller, 2 ore e un quarto, giustamente, quindi. Film senza nulla, tutto vuoto, e anche i temi principali dell'opera di Friedkin, quindi il rapporto della fede e il cedere al male per il proprio tornaconto, qua viene banalizzato con una storia dove vince l'amore.
cioè vince l'amore di una figlia per il padre. Basta, finito qua, cioè film Disney, solo che c'è il vomitino e ci sono gli effetti comici della posseduta e basta. E sembra il film di Friedkin del Discount fatto nel 2023. Fatto perché sì. Perché abbiamo fatto Halloween remake, dai. Scream, dai. Manca l'esorcista che manca. Abbiamo finito. Dai, vieni qua. Vai tu. Ti sei scordato di dire del grande nemico. Ah, non è il diavolo. No, okay. Viene specificato, è il patriarcato. Ah, sì, sì. Qui il nemico. Chiaramente detto. Ah, perché la zampata ci vuole sempre. Cos'era anche? Vieni più. Sì, hanno fatto anche un altro riferimento, adesso mi sfugge. Hanno fatto il patriarcato. Ce n'era anche un altro. Ah, allora c'era la tipa Black che diceva: qua sono morti delle persone che erano schiavi e dovevano zappare la terra. Sì, sì. Adesso mi sfugge. Vabbè, ma c'era qualcos'altro da Social Justice Warrior? Sì, ci sta. Dai, di tu, chiudi qualcosa se hai altro da dire. Non c'è molto da dire, veramente. Ci sono delle scene che fanno ridere, ma veramente, se dovete guardare un film sulle possessioni, guardate L'esorcismo del Papa, che è molto più divertente. Lui in Vespino vale tutto. Vale tutto il film. Anche la prima scena dell'esorcista del Papa vale tutto il film. E quindi niente, chiudiamo qua con tristezza, cioè io in realtà lo sapevo, ma è anche peggio di quanto mi aspettassi, perché di solito il film brutto horror è da 2 stelle su 5, cioè una roba inutile, questo è anche una stella e mezzo, perché si prende sul serio e dura 20 minuti di più, quindi fa veramente... Ah, una cosa, nel film di Friedkin, che è di 50 anni fa, il trucco è fatto benissimo. Molto meglio, qua c'è un po', c'è della CGI triste. È triste. Poca roba. Il film è triste. Sì, non... Perché tu vedi il film di Friedkin e pensi, cazzo, è fatto nel 70. Tiene ancora botta. Certo che tiene ancora botta, funziona tantissimo. Ma anche quelle musiche non sono state sfruttate per niente. Non c'è un tema principale che rimane nei titoli di coda. Tristezza. Basta. Che tristezza, ragazzi. Ciao. Ah, e se non funziona la luce in bagno... Fate attenzione, sì. E chiamate l'esorcista. Ciao.